Sciopero della fame. È una misura drastica per chiedere attenzione. Sì, sono ormai 3 anni, quasi 3 anni, il 15 di luglio saranno 3 anni, che abbiamo cercato in tutti i modi di parlare di questo caso, che non è solamente il nostro, ma di tutti i cittadini che hanno subito lo stesso nubifragio il 15 luglio del 2009. A quanto ammontano i danni che avete quasi subito? Quasi 1 milione di euro. Abbiamo sempre ricevuto chiamate da settembre seguente all'alluvione, quindi nel settembre 2009, ho cominciato a ricevere telefonate sul mio cellulare dal Ministero dicendomi che dovevo tenere duro, che i fondi sarebbero arrivati, ci avrebbero messo magari un anno e mezzo, ma sarebbero arrivati, e in realtà non abbiamo mai visto niente. Adesso, quasi 3 anni, ci si sente dire che non abbiamo fatto abbastanza scoop perché non ci sono stati morti, che siamo troppo in pochi per ricevere risarcimenti e che comunque ormai è passato troppo tempo. Lei ha una figlia? Sì, che adoro, è la ragione della mia vita. Intraprendere uno sciopero della fame potrebbe avere delle conseguenze. E ho mio marito che è un angelo ed è vicino a me. Portare la solidarietà alla signora che sta protestando, però in realtà, come dice lei, è la punta di un iceberg. Sono state 423 le famiglie e imprese varesine che sono state danneggiate per un totale di 20 milioni di danni privati e 20 milioni di danni pubblici. Noi abbiamo sollevato il problema con interrogazioni, interventi in consiglio comunale, il sindaco ci ha sempre risposto che eravamo delle cornacchie perché portavamo sfortuna di fatto. Il ministro Maroni si è impegnato a farsi garante per i rimborsi, il sindaco ha detto che sarebbero stati nella finanziaria ma non ha specificato di che anno, e i risultati sono quelli di oggi.